Mister Cari, ecco, sentiamo anche il mister prima di chiudere il nostro collegamento. Allora, partiamo un po' dalle domande antipatiche, tra virgolette, mister, perché lei ai nostri microfoni domenica aveva detto che questa era un'ultimissima spiaggia, come d'altronde lo era, la si è persa. Ecco, allora a questo punto il Carbonia ci deve ancora credere o deve, tra virgolette, tirare il remi in barca? Ricordiamo che sono 7 punti di svantaggio, perché l'Alghero ha perso anche oggi, ha perso anche il Pula, però insomma questa è sicuramente una batosta che segnerà sicuramente la squadra. Giusto, come hai detto te, è così. Purtroppo per noi questa è l'ultima spiaggia, non siamo riusciti a portare in porto i 3 punti, anche se rimaniamo a 7 punti dall'Olbia, però dall'Alghero, però il discorso è che la squadra è troppo giovane, non ha questa malizia per affrontare queste partite e vincere soprattutto. Ecco mister, nel primo tempo abbiamo visto anche un buon Carbonia, lei se non sbaglio ha utilizzato un centrocampo a folta, ha messo i 5 centrocampisti a supporto di Sabiu, alla fine con un mezzo tiro il Castelsardo è pervenuto al vantaggio, poi magari nella ripresa ha avuto più occasioni, però voi siete riusciti a rimanere in partita. Cosa è mancato per cercare appunto di cercare quantomeno il pareggio per il morale oppure i 3 punti? Cosa è mancato? Cosa manca in generale alla squadra? Perché ripeto, sembrava anche essere messa bene in campo ma non è mai riuscita ad affondare. Il problema nostro è quello, creiamo, facciamo gioco ma alla fine poi non riusciamo a concludere quando siamo lì. Abbiamo avuto, diciamo, abbiamo avuto 2 o 3 palle al primo tempo dove potevamo sfruttarle bene, dove Castelsardo fare male al Castelsardo, però purtroppo questa è una pecca da quando sono andato via Mari. Non posso arrivare niente a questi ragazzi che l'impegno lo stanno mettendo, io dal punto di vista di impegno non posso dire niente ai ragazzi. Il problema è che siamo leggerini davanti e come hai detto te abbiamo creato tantissimo, abbiamo fatto gioco, anche al secondo tempo abbiamo fatto gioco, loro hanno 2 o 3 palle gol, ma sul contropiede giustamente ti porti in avanti per cercare di riaddrizzare il risultato e poi ti esponi al contropiede. Il problema è, ripeto, niente da togliere a questi ragazzi, però noi davanti siamo molto leggeri. E in questa categoria chi ha gli attaccanti forti davanti si riesce a segnare. Noi purtroppo per poter fare un gol dobbiamo tirare almeno 10 volte in porta. Mister, ascolti, l'ultimissima domanda per quel che mi riguarda, cosa succede adesso? Ci spieghi un po', perché comunque ora ci è Olbia e Muravere in casa. 2 partite a casalingo, che però contro forse le 2 squadre più forti del campionato, poi si va ad Alghero. Ci spieghi un po' lei anche per far capire agli amici a casa, i tifosi del Carbonia, cosa accadrà, perché la matematica non condanna il Carbonia, però insomma poco ci manca. Ormai le speranze sono ridotte al lumicino, cioè ormai le speranze sono poche, però finché la matematica non ci condanna noi vedremo un po'. Adesso contro l'Olbia, contro il Muravere abbiamo 2 partite in casa, vediamo un po'. Sappiamo che dobbiamo affrontare 2 squadre che ora come ora sono le più in forma del campionato e niente, adesso stringiamo i denti, vediamo un po', facciamo crescere i giovani. Se va a vedere oggi in campo c'erano 2,95, c'erano 97, 94, insomma una squadra tanto giovane, ripeto, adesso vediamo un po' come si mette la cosa. Adesso stiamo cercando di valorizzare un po' i giovani, farli crescere anche mentalmente, poi vediamo un po', quando la matematica ci condanna lì allora poi vediamo di programmare, se rimango io la società non lo so. Però dobbiamo lavorare queste ultime partite per poi mettere qualcosa di buono l'anno prossimo, sia che sia eccellenza, sia che sia promozione. Siamo in partenza, non so se lo studio può intervenire comunque. Guarda Luca, mi ha anticipato proprio nel finale il mister Caria, perché gli volevo porre proprio questa domanda in virtù delle sue parole sul fatto che le speranze restano appese a un lumicino, che le 2 prossime partite del Carbonia sono veramente 2 partite difficilissime con Olbia e Muravere. Volevo proprio chiedergli se con la società lui aveva già parlato di programmazione futura, però diciamo che mi ha anticipato lui. Ecco, volevo sapere proprio questo dal mister, se si incontra
cominciava già comunque a gettare le basi su un progetto per il prossimo campionato, a prescindere da promozione eccellenza, se dovesse essere purtroppo retrocessione, quindi campionato di promozione, se si pensa di allestire una squadra per cercare di fare subito il salto di categoria, insomma, quali sono gli umori attorno alla società? Ecco mister, lei lo stava già anticipando, riassumo la domanda dello studio, mi chiedono se al di là insomma del risultato finale che ci sarà in questo campionato, se si rimarrà in eccellenza oppure si scenderà in promozione, lei aveva già parlato con la società per eventuali programmazioni future in base al prossimo campionato anche insomma. Ma io con la società, diciamo che c'è un buon rapporto con la società, per il momento non posso dire che devo programmare l'anno prossimo perché ripeto, dobbiamo vedere un po', quando la matematica ci condanna, poi vedremo un po' con la società, se la società ha intenzione di confermare a me, non lo so, questa è una cosa che poi deciderà la società, perché io sono a disposizione, ripeto, per me allenare il Carbonia è un onore, sono di Carbonia, ho giocato nel Carbonia, ripeto, per me continuare a lavorare con questa società, con il Carbonia, per me, come ho detto, è un onore, io finché ci sono, l'impegno ce lo metto sino a quando non mi condannano con la matematica. Poi per quanto riguarda il futuro vediamo un po' con la società, se la società ha intenzione di confermare a me, vediamo un po', ci sarà da valutare come ho detto prima i giovani e poi di ci sarà. Perfetto, grazie mille mister. Grazie, arrivederci.